stelle nello sport. Tutti in campo per la Gigi Girotti. Amici di Stelle nello Sport, 33esimo appuntamento stagionale con il nostro magazine, ben ritrovati, settimana di fuoco. È iniziato il conto alla rovescia, venerdì 20 maggio il galà delle Stelle nello Sport al Porto Antico, nella prima delle tre straordinarie giornate di festa dello sport, ultimi posti a disposizione per vivere dal vivo la serata in Sala Grecale e Magazzini del Cotone. Prenotatevi alla mail info@stellenellosport.com. Sarà una serata di spettacolo con tanti show, tante premiazioni, tanti campioni, tutti insieme per la Gigi Girotti. L'ingresso è gratuito, ci saranno le donazioni direttamente ai volontari dell'associazione del professore Enrique con una magnifica lotteria e in palio una crociera MSC per due persone. Vi aspettiamo al galà, ma vi aspettiamo alla festa dello sport, perché saranno davvero tre giornate straordinarie, più di 100 attività, eventi e discipline sportive da provare nel villaggio sportivo più affascinante d'Italia. E noi celebreremo i vincitori dei tanti contest, a partire dal premio fotografico Nicali Iren e il concorso scolastico Il Bello dello Sport. Vedrete due clip emozionanti in cui vi anticipiamo la grande bellezza di questi due bellissimi eventi firmati Stelle nello Sport. Poi avremo un'anteprima di gala con una stella storica come Flavia Pennetta, che abbiamo raggiunto in occasione di un bel evento promosso dal TC Genova, a cui abbiamo donato un Oscar. E poi attenzione, perché proseguiremo con una bellissima sfilata a Villa Bombrini al fianco di Confartigianato, con alcune delle nostre stelle a sfilare in passerella, e vi porteremo a Pegli per il freestyle show di Vanni Oddera, che ritorna anche con il nostro supporto con il progetto Sportability. E poi ancora gli sport equestri, le marcelline e tanto tanto altro. Rimanete con noi. Ringrazio per il premio, perché fa sempre piacere, perché ormai i premi non ne arrivano più, però giustamente li ho presi in passato, no, sto scherzando. Sicuramente il segreto per il percorso forse
giusto, ma non posso dire che sia giusto, è stato giusto per me. Sicuramente quello di avere una famiglia accanto che ti sostiene sempre, che riesca a continuare ad avere sempre il suo ruolo, quindi quello dei genitori, ma intromettersi troppo in quello che poi può essere la vita di un figlio, lasciarlo anche sbagliare, che secondo me anche gli errori possono insegnare tanto. Il sacrificio è una cosa che forse oggigiorno non è così più scontata come prima. Bisogna avere molta pazienza perché i risultati non arrivano subito, ma dopo tanto tanto lavoro, e queste sono le chiavi che secondo me possono far arrivare un campioncino a diventare un grande campione, ma anche una persona nella sua vita quotidiana, e quindi in quello che può essere un'altra scelta di vita, che può essere un dottore, un qualsiasi lavoro che loro desiderano fare. L'Oscar di Stelle nello Sport a te, lo metterai vicino a quello di Fabio? Lui ne vinse addirittura due, uno ancora quindicenne, grande promessa del tennis ligure, poi affermata a livello internazionale. Avete tre figli, ma insomma, come finirà? Gli direte che devono giocare a tennis o potranno scegliere? Assolutamente no, io lascio loro ampia scelta e faranno loro quello che vorranno. La cosa importante è che lo sport sia presente nella loro vita, e questa è una cosa sulla quale proprio non si transige, nel senso che loro saranno liberi di fare ciò che vogliono, ma sempre lo sport nella vita di un bambino, come nella vita di un adulto, per il mio stile di vita è fondamentale. Un'esperienza diversa, una sfilata per due vogatrici di successo, e partirei proprio dal racconto di questa giornata un po' inedita, Sofia. Dalle 12 che siamo qua, sono quasi le 8, sicuramente per noi sono tanti tempi morti a cui non siamo abituati. È stata una giornata particolare, ci hanno truccate, ci hanno pettinate, abbiamo provato gli abiti e poi abbiamo provato anche un po' la sfilata, perché sono cose che magari le modelle sono più abituate a fare, noi non sapevamo nulla, quindi tutto nuovo, però molto. Vi hanno fatto i complimenti anche per questo? Mi hanno fatto i complimenti anche se era la prima volta, quindi ho fatto le cose come venivano, nella massima semplicità. Ma meglio il campo di regata o la passerella? Ma forse il campo di regata, è un po' meno ansioso. Lo rifareste? Se è una cosa tranquilla come questa, forse sì, di più non credo. E fa piacere essere qua e vedere che ci sono ancora tantissime botteghe di artigianato che si impegnano e nonostante tutte le difficoltà comunque fanno dei prodotti stupendi. Com'è stato sfilare in passerella? È molto 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 emozionante, avevo due o tre consigli ma non li ho rispettati tutti, però qualcosa mi sono ricordata. Nicole, una serata davvero speciale, insomma un po' inedita per voi sportive che vi siete trovate a competere su una passerella. L'emozione è stata quella di una gara? Sì, forse anche peggio, nel senso che ero più in ansia adesso di fare qualcosa di sbagliato rispetto che in gara, dove sono un po' più sicura, perché appunto essendo un ambiente completamente diverso era tutto un po' un punto di domanda, però è stata un'esperienza sicuramente diversa. Cosa ti è piaciuto di questa giornata? Il fatto di entrare in contatto sicuramente con altre persone, soprattutto altre sportive con cui abbiamo avuto modo di scambiarci tante esperienze e passione, sicuramente. Sì, sicuramente io parlo in doppia veste di sportiva e di presidente della Genova Liguria Filcomicio. Questa sera abbiamo voluto regalare al nostro territorio un appuntamento che coniugasse le due attività. Abbiamo coinvolto un regista famoso, che è Giorgio Molteni, suo figlio Luca, che hanno curato tutta la regia. Quindi per noi è un grande successo e un bel segno di ripartenza, anche senza mascherina. E lo sport anche in questo periodo storico è unione, perché lo sport come l'arte e la musica uniscono. Questi due giorni è un esempio di dove si può arrivare con lo sport, perché saranno due giorni di divertimento, inclusione, e soprattutto in questi due giorni le barriere non esisteranno per nessuno, perché tutti i ragazzi disabili, quasi più di 500, che arrivano da tutto il nord Italia, saliranno in moto e sfrecceranno insieme a noi. Salteremo per loro, ma soprattutto tutto questo è aperto a tutte le famiglie, perché sarà un grande evento di aggregazione e soprattutto di divertimento per tutti.
riprendiamo queste grandissime giornate. Sarà un evento molto rivoluzionario quest'anno, con tantissime novità, dove verrà trattata ovviamente la disabilità, ma soprattutto l'inclusione, dove si potranno praticare diversi sport, dalla barca a vela, dal basket, tutto per ragazzi con difficoltà motorie. E tutto questo è reso grazie all'unione di diverse associazioni, delle istituzioni che ci sono sempre a nostro fianco, del municipio Settimo Ponente che ci ha supportato in questo evento rivoluzionario, e grazie ovviamente a Vanni Odera e al suo team che non vediamo l'ora di vedere e di accoglierlo con vista mare. Quindi vi aspettiamo tutti il 14 e 15 maggio. Oltre le mie aspettative questo incontro, perché io mi aspettavo sinceramente dei numeri diversi. Abbiamo 102 volteggiatori con tre regioni, perché ospitiamo anche il Piemonte oltre alla Lombardia che fa parte del nostro trofeo, e di ogni età, cioè partono appunto da Lorenzo che ha una certa categoria, un'età diversa, fino ai bimbetti che sono venuti da Tradate, appunto, piuttosto dal Piemonte, e alcuni ancora dei nostri nuovi, tutte new entry, che hanno 7, 8, 9 anni. Quindi bene, è una bella cosa. Il volteggio è l'unica disciplina che fa da sé, no, l'unica no, ce ne sono altre tipo l'horsball, però sono tra le poche che non è proprio individuale, ma crea uno spirito di squadra, perché bene o male ci si allena insieme, il cavallo si condivide, passatemi il termine, quindi insomma e soprattutto atleticamente la preparazione, almeno una parte di questa preparazione, secondo me dovrebbe essere rivolta a tutte le discipline queste, perché per i ragazzi è molto importante. I cavalli li alleniamo, li scaldiamo, e spesso invece i cavalieri si dimenticano di questa parte che riguarda assolutamente anche loro. Teggio nasce come sport circense, nasce per attrarre e nasce per attirare l'attenzione. Infatti quello che dico sempre io ai volteggiatori è: ricordatevi che voi sul cavallo dovete essere belli e belle, perché deve essere un piacere guardarvi, e gli occhi delle persone che vi guardano devono essere sempre puntati su di voi e sul vostro cavallo e su quello che state facendo. Quando c'è un volteggiatore che esce e si prende gli applausi e sa di aver fatto bene, proprio perché sente che la sua performance è stata di un valore che è elevato. Marco Soggiu, Marcellina Genova Sport è pronta per il tradizionale centro estivo, è un'estate 2022 all'insegna dello sport, ma non solo. È una tradizione che ormai portiamo avanti per quanto riguarda la mia gestione, pensate, dal 2013. Intanto i bambini rimangono all'interno di una struttura chiusa, e quindi nella massima sicurezza. È un parco, il parco storico del giardino Villa Birrigno Lessale, dove c'è la scuola delle Marcelline, e all'interno di questo parco ci sono le strutture sportive dell'associazione sportiva dilettantistica Marcellina Genova Sport. Quindi c'è il campo da calcio, c'è il campo da tennis, c'è la palestra, c'è la mensa della scuola, e quindi tutto avviene all'interno, e abbiamo anche una piccola piscina con il bagnino. Quindi noi il centro estivo come lo impostiamo? Facciamo un centro estivo sportivo, dove facciamo praticare quelli che è la nostra offerta sportiva dell'anno normale, quindi durante quello che pratichiamo durante l'anno, quindi calcio, tennis, karate. Un film emozionante, quello di Stelle nello Sport, che potrete continuare a seguire sul sito ufficiale stellenellosport.com. Tutti gli aggiornamenti ogni giorno sulle attività della Festa dello Sport li troverete area per area, esibizione per esibizione, per dare lustro e visibilità a tutte le associazioni che al nostro fianco renderanno ancora una volta straordinaria questa Festa dello Sport. Vi aspettiamo al Porto Antico venerdì 20, sabato 21, domenica 22 maggio, dalle 9 del mattino alle 19, senza interruzioni, per vivere tre straordinarie e appassionanti giornate di sport. Stelle nello Sport, tutti in campo per la Gigi Girotti.